Tra maschere, storia, tradizione, a Frosinone si è festeggiato il carnevale. Da anni la celebrazione del martedì grasso si conclude con la festa della radeca, che in dialetto frosinate è la foglia di agave, simbolo di fertilità. Tra protagonisti di questa festa il generale Championnet, la cui storia narra di essere arrivato tra il 1798 ed il 1799 a Frosinone, in occasione di una rivolta dei frosinati contro le truppe d'occupazione francesi. Il generale non trovò gente rivolta, ma un popolo che sventolava la radeca e cantando e ballando lo accoglieva al grido di «Essi, essi, essi, Anche il generale decise così di unirsi ai festeggiamenti degustando i famosi fini fini e vino rosso. Chi è pazzo? Chi è esaurito? E chi c'è? Lui è un soldato francese che non deve stare agli ordini del generale. Quello è un altro... Ha trovato gli occhiali da sole, non sono usciti, non si sa. Però viva la Fragna, va! In tanti quest'anno, mascherati e non, hanno partecipato ai festeggiamenti del carnevale nel capoluogo ciociaro. Una bellissima manifestazione che ha riunito veramente tanta parte della popolazione, quindi ho avuto veramente la sensazione di una festività sentita dalla popolazione di Frosinone, che mantiene viva insomma questa tradizione che mi sembra particolarmente importante. Penso che ci sia un pienone assolutamente inaspettato, è il nostro carnevale, il carnevale della tradizione che quest'anno è stato particolarmente sentito, ci tenevamo molto perché era la manifestazione principale di Frosinone, quest'anno abbiamo voluto dare un taglio molto identitario e vedo che la gente ha risposto e questa è la soddisfazione più bella per chi l'ha organizzata. Grazie.